tragedia che ha segnato, seppur in modo diverso, in modo indelebile, questi territori. Insomma, chi l'ha vissuto solo sa che cosa è stato. Poi ovviamente c'è chi ha sofferto vittime in modo assolutamente ingiusto, come è accaduto a Via Stadera, le vittime dell'Irpinia, della Lucania. Insomma, sono passati tanti anni, ma ricordo quando c'è il 23 novembre, nitido in modo profondo in chi l'ha vissuto. A 33 anni dal terremoto del 23 novembre 1980, l'elenco dei 52 morti del crollo di Via della Stadera rimane un rito di commemorazione assai significativo, che oggi si è rinnovato coinvolgendo istituzioni, cittadini e parenti delle vittime di un disastro che, al di là della causa legata all'evento catastrofico naturale, è anche un simbolo dell'errore o del dolo dell'uomo, poiché la causa del crollo furono appunto i difetti di costruzione. Questo terreno che poi è stato intriso del sangue di queste persone che hanno pagato senza nessuna colpa e responsabilità le colpe di altri. Siamo qui per ricordare e per cercare di costruire nel futuro quello che poi dovrebbe essere la sicurezza e il totale controllo delle vite, delle persone che devono essere difese ad ogni costo. Un monito a costruire bene, a edificare senza speculare, insomma, proprio in questi giorni, no? Vediamo il dissesto idrogeologico del nostro paese. Queste sono occasioni non solo per ricordare i morti, stare vicino ai familiari, e anche per riflettere su che cosa è strategico per un paese. Io credo che il paese ha bisogno di una vera grande opera pubblica, che è quella di bonificare i territori, di mettere in sicurezza edifici pubblici, di salvare la nostra terra. Quella sarebbe veramente un modo per ricordare in maniera concreta queste tragedie.